Gara 1 purtroppo l'abbiamo persa, abbiamo giocato malissimo, loro hanno attaccato bene i loro punti forti, infatti hanno segnato 72 punti in 3. Personalmente io ho giocato malissimo, anche gravato di problemi di falli, e oggi, regà, non possiamo fare altro che vincere, cioè per forza. Giochiamo in casa, quindi abbiamo il fattore campo, il palazzetto, regà, sarà pienissimo. Pensare che il giorno prima della partita è già sold out è una roba folle, infatti, regà, grazie a tutti, all love. Quindi si prospetterà una partita veramente, veramente interessante, e mi è giunta anche voce che Termoli non vince contro Vasso da 3 anni, quindi oggi c'è l'opportunità anche di fare, tra virgolette, la storia. Sedetevi comodi perché non vedo l'ora di giocare questa partita, e mi raccomando, raga, mettete un like, commentate, condividete o un dislike se non vi piace il video, e mi raccomando, se arriviamo a 5.000 like, continuerò questa sera l'anno prossimo? Possiamo dire così? Non lo so, comunque arriviamo a 5.000 like, fatemi questo piacere e niente, vi lascio la partita e let's go, baby. Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta di gara 2 della finale per la promozione in Serie B interregionale. Stasera ci troviamo a Termoli, dove i padroni di casa affronteranno il Vasto in un match decisivo. La serie è al meglio delle 3 partite e, con i vastesi già in vantaggio per 1-0 dopo la vittoria in gara 1, la tensione è palpabile. Termoli ha l'obbligo di vincere per forzare gara 3 e mantenere vive le speranze di salire di categoria. Sarà una serata di grande basket e passione, quindi mi raccomando, mettete un like per cercare di forzare questa gara 3. Vasto cercherà di chiudere i conti già oggi, sfruttando il momento favorevole e l'entusiasmo derivante dal successo di gara 1. Mentre dall'altra Termoli avrà il supporto del proprio pubblico, pronto a sostenere i loro beniamini fino all'ultimo secondo. E ragazzi, mettete per favore in pausa il video, scrivete qua sotto il vostro pronostico per questa gara 2 e mi raccomando, sosteneteci. Ma ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subitissimo a presentare il quintetto di casa. In cabina di regia con il numero 14 Mario Caressa, con il numero 25 Sergio Lupi, con il numero 20 Joele, con il numero 6 Didio Mede, con il numero 33 Matteo Grimaldi. L'unico cambio che c'è stato all'interno del quintetto rispetto a gara 1 è Matteo Terzillo che parte dalla panchina, mentre per il quintetto di Vasto con il numero 22 Clark, il numero 77 Annuale, con il numero 28 Peluso, con il numero 13 Olwich, con il numero 9 Di Tizio. Il Palasabetta di Rio de Janeiro è pronto a combattere insieme ai suoi beniamini fuori dal campo, a sostenerli in ogni botta, in ogni colpo, in ogni ferita che i ragazzi di coach Marinelli andranno a subire all'interno di questa partita. Ma come al solito andiamo a sentire l'intervista pre-partita. Cosa pensi che serva oggi alla tua squadra per portare il risultato in parità? Ma sicuramente tanto impegno, rimbalzo in attacco, difendere forte e contropiede e dare il massimo come sempre. Che cosa ti aspetti oggi? Beh, mi aspetto sicuramente più impegno rispetto a gara 1, cioè che l'impegno duri tutti e quattro i quarti e che diano il meglio, che si vinca. Dacci una prediction su chi secondo te vincerà oggi e perché? Io spero noi, anche perché c'è il pubblico, c'è il palazzetto di casa che comunque fa tanto e può dare una grande mano ai nostri ragazzi. Tutto è pronto per l'inizio di questa partita. Olwich contro Idiomede. La palla, come al solito, per la seconda volta consecutiva arriva nelle mani di Sergio Rupil, che subito attacca il mismatch contro di Tizio. Va a depositare dentro il portiere i primi 2 punti della partita. Sergio Rupil direttamente da Bahia Blanca. Lo ricordiamo, l'argentino di fiducia, il giocatore più forte di Termolandia. Neanche il tempo di poter esultare per il primo canestro della partita, che Joele Figueras tira il primo tiro per aria. Anche lui si iscrive alla partita. Joele Figueras, numero 20 from Honduras. 4-0, primo vantaggio per i padroni di casa che partono fortissimi contro questa gara 2, ma Peluso non ci sta e spara la prima bomba della partita per Vasto che va a segno e accorciano le distanze, meno uno per gli ospiti. Sergio Rupil con la palla in mano lo dà ancora una volta al numero 20 post basso che attacca il numero 9 di Tizio, si gira con una virata, una ballerina russa che danza sul ghiaccio, Joele Figueras, ma innanzitutto il napoletano lo vediamo qua ancora con l'ennesima palla recuperata. Sergio Rupil vede il mismatch contro Diomede che passa la palla al numero 20 Figueras che subisce il fallo. Il numero 77 Annuale andrà in lunetta con 2 tiri supplementari, 7-3 per la formazione di Termoli. Buonissimo inizio di partita dei ragazzi di coach Marinelli, ragazzi molisani, ragazzi della regione che non c'è. Clark contro Caresta, un duello che tutti abbiamo aspettato, ma qua intanto Peluso attacca un'altra volta il mismatch, subisce il fallo, la rejection di Joele Figueras non va e con un 2 su 2 accorcia nuovamente le distanze Sergio Rupil. Con la palla in mano, tutti gli schemi, tutti i palloni li tocca lui direttamente all'Argentina. Ancora una volta Joele Figueras tira su una preghiera. Non va, rimbalzone il numero 13 Olwich che non apre, anzi sì, apre la palla, passa la palla al numero 22 Clark, il playmaker, il gestore, il CEO della formazione di Vasto. Qua ancora una volta cambio accettato la difesa di Termoli. Palla in post basso che viene toccata da Didiomede, la Rosicino con 2 gambe, ma attenzione, parte il suo primo contropiede della partita. Matteo Grimaldi che spara una tripla senza senso, così in transizione Matteo Grimaldi numero 33 straight from Puglia, il numero 33 come Gesù, sepolto, rinato e resuscitato secondo le scritture. Sul 10-5 la palla sempre nelle mani di Little America. Peluso attacca il centro, Rupil è in ritardo, infatti fa fallo, 2 liberi per Peluso, il numero 28 che farà un 2 su 2. Ma ancora il numero 25 attacca in contropiede, Big Body Baby, gotta to be dancing!
e Sergio Lupi con due punti appoggiati così al vetro. Il prestigiatore sudamericano, ancora una volta, ma qui ancora una volta, altro che prestigiatore sudamericano, prestigiatore Est Europa. Di preciso, ragazzi, non so di dove sia Olic, ma presumo Serbia, Montenegro, quelle zone là. Qua Rupil, 25 contro 77, attacca al centro Ianuale, fa fallo su Sergione nazionale, andrà in lunetta con due tiri liberi. Il primo va a bersaglio, mentre il secondo non va, secondo fermo a rimbalzo dell'Arrosticino, che respira, che cammina, ragazzi, sto perdendo il calcio. Grimaldi, numero 3 del Scipetto, l'altra volta, secondo ferro, rimbalzone numero 13, lui che spinge il contropiede, ancora lui, 2,10 metri di pura potenza atomica, qua tira contro Joel Figueras, purtroppo non c'è da fare, se vai contro l'Hondurassiano lo sai che perderai. Di Diomedi, ancora una volta, sfondamento clamoroso, e questo era purtroppo sfondamento, bellissima posizione il numero 9 di Tizio, che subisce un fallo in attacco del numero 6, che è costretto a uscire dal campo, se non sbaglio, per problemi di falli, è entrato Terzilaccio Malefico, Terzilaccio Malefico, che guarda Joel Figueras tirare, lo guarda, lo ammira, lo studia, perché Joel Figueras è un manuale di una televisione, cioè quello che gli dice di fare lui lo fa, è una roba incredibile. Intanto il punteggio è più 4 per i padroni di casa, blocco o perpendicolare i Terzillo, ha accettato il cambio di difesa, quasi clamoroso nel Terzilaccio Malefico, destro, sinistro, su, giù, lu, gridi, lu, replay center, rivediamola questa Esi, questa posso dire che è la signature del Terzilaccio Malefico, mi posso dare del lei? Scusi, Matteo Terzillo, può gentilmente gasarsi quando fai queste azioni? E per tutti quelli che mi dicono, ma io non ti sopporto perché ti credi colpibrante, ragazzi, mi sto semplicemente divertendo commentando la partita di basket, non mi rompete i maroni. Nel frattempo di Tizio mi ha sparato una bomba in faccia, i 3 punti valgono più di 2, quindi sì, me, oh. Rupi l'attacca, Ianuale, fallo, non so se era fallo questo, scrivetelo qua sotto nei commenti, non ho visto perché sono inciampato dentro i miei pensieri. Qua Clark attacca il 3-3 Grimaldi, Terzillo aiuta, non alza il braccio sul close out, errore clamoroso, e Peluso lo pulisce con una tripla, parità 17 pari, il palasabetta di Termoli è infuocato per queste finali. Terzillaccio Malefico in veste di point guard in absent, palla Sergio Rupil, perché io la palla tra le mani non la vado, no ragazzi, sto scherzando ovviamente, sì, è tutto per scherzo. Sergio Rupil attacca, scarico Mario Caressa che ci pensa un attimo ma non va, ancora la palla arriva, mismatch, accettato la difesa di basso, sempre lui attacca il fondo, mamma mia, l'argentino quanto cavolo è forte, ripeto un'altra volta che lui ha tutte queste energie, perché sì, lui, tutti bevono gli energetici, le vitamine D, le proteine, lui ragazzi beve solo mate, è una roba incredibile. Passi fischiati a Clark sul più 2 per i molisani, e ancora una volta Terzino le veste di point guard, la passa Mario Caresta perché è lui che chiama lo schema e lui il vero playmaker, io sono solamente quello che porta la palla su quando lui è prestato, e ancora Mario Caresta pull up contro Olwic, drop fatto malissimo della difesa vastese che viene punito subito dal napoletano di fiducia, meno 4 per la formazione ospite che non ci sta. Allora palla di Tizio che viene stoppato da Joel Figueras from China, ancora lui, ancora una volta Joel Figueras numero 20, che importanza che ha questo ragazzo, tripla dall'angolo di Terzillo, la prima della partita non va, close out rivedibile di oggi, ma il rimbalzo in qualche modo arriva nelle mani del rosso malefico, Rupil, mamma mia cosa ha fatto questo ragazzo qua, è una roba incredibile, passaggio clamoroso, rivediamo il replay center per favore, mega ridateci questo replay perché è una manna, è un l'undicesimo comandamento, è la nona meraviglia, l'ottava meraviglia del mondo, è una roba folle raga. Ragazzi non so voi ma io veramente conosco solo due persone che possono fare questi tipi di passaggi, uno è John Stockton e l'altro è Sergio Rupil. Clark in faccia Terzillo ancora per accorciare le distanze, non va, tabellata se non sbaglio, no ragazzi non ho visto, non mi ricordo, 23-17, la memoria purtroppo in questo periodo che non mi funziona troppo bene. Pull up del Joel Figueras non va, rimbalzo tentato da Matteo Grimaldi che viene stoppato, cancelled da Olwic, e infrazione di passi fischiata dalla terna arbitrale e palla ai biancorossi. Qua il pick and roll usato, intanto Termoli a zona, tripla di Peluso senza pensarci, non va, rimbalzo Joel Figueras che fa ripartire subito il contropiede numero 3, ribaltamento in alto numero 14 che passa la palla numero 25, extra pesta ancora per il numero 14 che tripla che non va, rimbalzo di Olwic che mamma mia cosa sta succedendo ragazzi, sembra che Marzi Mai non lo capisco niente, qua attacca Clark, attacca, palla Peluso che attacca il crosso di Terzillo, non va, intanto sto sputando ovunque in camera mia, mi va il tiro, non va, piedata da parte di Sergio Rupil che lo va, layup di Matteo Grimaldi che lo va, rimbalzo di Terzillo che in qualche modo la prende, fallo, viene fischiato, aspetta, sto morendo. Ok ragazzi, ci sono 23-17 per la formazione di casa che in qualche modo è riuscita a recuperare questo pallone, questo scambio di attacchi e difesa mi è piaciuto molto, devo dire la verità, step back Terzillo su di Tizio, e qua ragazzi rivediamo insieme dal replay center perché ho preso una bella scavigliata, una bella botta, devo chiedere scusa di Tizio perché pensavo mi si fosse messo sotto apposta, in realtà non è così, si vede chiaramente dal replay, quindi scusami se mi stai ascoltando in questo momento, però la
caviglia è andata giù bene, porca di quella trota, ancora 20 giorni dopo, ora che sto facendo della telecronaca, mi fa un male cane, è veramente nera, quindi sto per impazzire, 23 di 7 mi faccio sempre male, che fastidio. Con o senza il terzilaccio malefico, la partita deve continuare, e sul più 6 Olui ci attacca la Tandesosa, scarico di Tizio che tira, aiuto bruttissimo di Gioele dal lato forte, e di Tizio lo punisce, meno 3 per la formazione vastese che è sempre lì a annusare, a stare lì a contatto con la formazione di casa, con i termolesi, con la paella, non perché ho detto paella ragazzi, siamo a Termoli, non siamo in Spagna. Qua scarico di Sergio Lupi, il 14, Mario Carezza che spara ancora una volta, stesso tiro di prima, non va a secondo ferro, ma rimbalzo catturato dalla formazione di Termoli che calma, calma Sergio Lupi, quando Sergio parla i soldati ascoltano, perché il CEO dell'Argentina è lì, pronto a darci una mano per cercare di portare a casa questa vittoria. Tripla di Antonio Canistro, primo ferro, non va, ancora rimbalzone, no scherzo, rimbalzo di Basto, ma palla recuperata da Antonio Canistro, palla Sergio Lupi che spara una tripla contro di Tizio, non va. Ma ancora ragazzi, cosa sta succedendo questo fine primo quarto? Ancora una volta dovrebbe essere quasi la fine del primo quarto, tripla di Mario Carezza che non va ancora una volta, e che sta succedendo? Fischiato cosa? Ah, secondo quarto. Primo possesso del secondo quarto per Vasto che perde, sta perdendo di un punto contro la formazione, contro la corazzata, contro l'armata molisana. Ma ragazzi, vi faccio una domanda: voi preferireste essere Ginger oppure andare a fare 2 anni di lavori forzati in Nord Corea? Intanto Clark mi zittisce così, più 1 per Vasto, primo vantaggio della partita per i vastesi che in questo momento trailano clamorosamente per cercare di andare a vincere questo campionato. Nata De Sosa, fallo subito al numero 13 Olui, ci andrà in lunetta con 2 tiri liberi supplementari. Ragazzi, Nata De Sosa in allenamento vince sempre i panini. Ragazzi, non sto scherzando, noi ogni sabato facciamo gara per chi va fuori a mangiare un panino con 30 tiri, 20 tiri liberi. Lui fa sempre 20 su 20, una cazzo di macchina brasiliana. Parità assoluta. E quando la partita è in parità, chi? Da chi va Vasto? Ovviamente dal loro playmaker, dal loro point god, Leo Clark, little americano, che in questo momento tira su una gamba contro Canistro. Errore, rimbalzone di Nathan De Sosa, il brasilero, che apre la palla al compaesano sudamericano Sergio Rupi from Argentina. La passa all'altro sudamericano venezuelano Matteo Terzillo, straight from Venezuela. Qua attacca Sergio Rupi, spin move. Ma cosa cavolo ho visto? Quanto è forte questo uomo! Ricordo a tutti che Sergio Rupi ha 59 anni. Come fa a essere in queste condizioni fisiche e atletiche? Impossibile! Intanto dall'altra parte Ianuale fa un end one contro Nathan De Sosa. Qua ragazzi, colpa mia, mi ero clamorosamente addormentato. Ancora una volta bilancio totale, parità totale per queste due squadre. Pocket pass di Sergio Rupi per Claudione Suriano, nazionale che si è visto pochissimo questa partita, ma va in lunette e fa 1 su 2. Palla Olic che attacca il numero 3 Nathan De Sosa, difesa perfetta, aiuto non voluto di Canistro che lascia la tripla libera Clark che punisce la formazione di Termoli. Più 2 per Vasto. Qua palla in post basso a Claudio Suriano, la palla arriva in pulda. Ah, passaggio sotto, la difesa di Vasto si era clamorosamente addormentata e lascia i primi 2 punti della partita, anzi i primi 3, non me lo ricordo. Sì, Nathan De Sosa aveva segnato i tiri liberi, quindi Nathan De Sosa si iscrive un'altra volta alla partita, diciamo così. Qua viene un fischiato, un fallo clamoroso Antonio Canistro, purtroppo questo fallo secondo me non c'era. E lunetta va il miglior tiratore di tiri liberi avversario che sbaglia clamorosamente, primo tiro l'ho sbagliato in 5 partite che vedo a Leo Clark. Cosa mistica, un mago Merlino ha fatto la magia, una cosa pazzesca. Qua ma Caresta imposta l'azione, palla terzilaccio che attacca il fondo contro Mascoli, va in aria, fluttua come un galleggiante per catturare il pesce, solo che al contrario di catturare il pesce, anzi il galleggiante, che la palla va all'interno del canestro. Ragazzi, il mio cervello scorreggia qualche volta, vi devo dire così. Qua cambio, accettato la difesa di Termoli che ruba palla con Gioele Figueras, fa una move clamorosa e l'Hondurasiano segna ancora un altro spin move, la signature move di Gioele Figueras from Honduras. E questo spin move clamoroso, follia totale al Palazzabetta di Rio de Janeiro. Qua Termoli cerca di prendere il largo sul più 4, ma con questa azione Vasto ha l'opportunità di non far scappare i padroni di casa. Fallo di Mario Caresta, qui Marione nazionale, devo dirti che il fallo c'era. E lunetta ragazzi, ci va Clark 1 su 1 e 2 su 2 se non sbaglio, sì 2 su 2, 34 a 32. Mario Caresta piccherò il cogliere Figueras, Peluso mette la mano dove non deve e viene fischiato un fallo giustissimo da 3 punti, 3 su 3 per ovviamente per il napoletano di fiducia. Qua cambio accettato la difesa di Basto, Mario Caresta spara una tripla in faccia di Tizio e tecnico per Floppinger, Mario Caresta nazionale che non ho visto qui perché purtroppo non si era visto. Naturalmente Olwich mette il tiro libero, 37 a 34 più 3 per la formazione bianconera, bianco-blu, no? Queste divise ragazzi non le ho mai capite. Qua vediamo, Terzilaccio attacca il fondo, cambio accettato dalla difesa, Mascoli contro Terzilaccio, numero 4 contro numero 5, l'ubriaca di finte, mamma mia, sei step, hai America, clinic di uno
contro uno di Terzillaccio. Che move pazzesca del rosso malefico. Mamma mia, sto sbavando ovunque in camera mia, è una roba pazzesca. Mamma mia, ragazzi, non ho parole per descrivere questo gesto tecnico del Terzillo malefico, del Mamba Rosso, del Matteo Terzillo, di come cavolo volete chiamarmi. Qua la partita si è accesa, si sono accesi gli animi, si sono accesi, è acceso il motore, si è accesa un attimo, noi siamo una Fiat del 500 avanti Cristo, un attimo la benzina va messa dentro, poi va scaldata il motore, non sai se funziona, stoppato! E parla di Terzillo che è in calore adesso, è come una gatta in calore, qua spin move su Mascoli, fallo subito e la palla non entra, qui non sarà in one, però andrà in lunetta col due tiri liberi supplementari, ovviamente dalla linea del tiro libero, non sbaglio mai, quindi massimo vantaggio per la formazione di Termoli sul più 8, Clark non ci sta, fallo subito contro Alessione Pitardi che intanto è entrato in partita, 42-36, Leo Clark ancora contro, ma il numero 5, flutto in aria, tiro pazzesco, circusciata la Danilo Gallinari e Clark non smentisce mai, nel momento di difficoltà dice sempre presente, qua Peluso ruba una palla molto ambigua di Sergio Rupil e qua Basto rientra in partita, sono bastate due palle perse dei termolesi per far rientrare la formazione biancorossa in partita, qua Terzillo cerca ancora una volta di ubriacare Clark ma non riesce, Gioele Figuera scarico a Pitardi, palla di nuovo Terzillo che va il pick and roll, rosso pick and roll, blocca il rosso, incredibile la palla, in qualche modo arriva Sergio Rupil che la passa a Terzillaccio da 8 metri, Terzillo spara la bomba, caldo come una stufa Terzillaccio malefico, for the people, to the people, let's go baby, 45-40, rispedisce la formazione di Basto sul meno 5, qua Peluso per riaccorciare le distanze e non va, rimbalzone di Gioele Figuera sui proventi che l'apre al connazionale Sergio Rupil che attacca Oluic, spallata clamorosa, big body baby, gotta to be dusty, e facci vedere questo muscolo Sergio Rupil direttamente da Baia Blanca, qua sfondamento fischiato a Terzillaccio malefico che si immola, mette il corpo sulla linea per la propria squadra e sul 47-40 con 30 secondi da giocare Sergio Rupil chiama l'isolamento contro Oluic, Serbia contro Argentina, chi vincerà? Vince il ferro perché Sergio non fa canestro e il ferro gli dice no. 30 second with Lorenzo. Boston o Dallas? Dallas. Tatum o Doncic? Doncic. Marcare Steph Curry o Niccolò Melli? Steph Curry. Triple o schiacciata? Schiacciata. Difesa di Pippen o Rudy Gobert? Scottie Pippen. Cena con Pozzecco o aperitivo con Danilovic? Cena con Pozzecco. Esultanza preferita? L'arco. La Meloni o Draymond Green? Draymond tutta la vita. Finals NBA o finale Vasto Termoli? Vasto Termoli. Crea il tuo quintetto titolare con qualsiasi tipo di persona. Allora, Alessio Pitardi, io, Mamba, Claudio Suriano e Matteo Grimaldi. Inizia il terzo quarto, la formazione di coach Luigi Marinelli sta vincendo la partita di 7 punti, ma Basto riuscirà a recuperare e a portarla a casa per vincere questo campionato? Lo vedrete solamente adesso. State connessi sul 47-40, Mario Caresta, il napoletano, ruba gli orologi come ruba i palloni, la passa al compaesano, lui viene da tutto il mondo, quindi è il compaesano di tutti, il vicino di casa di tutti, il roommate di tutti, e segna altri due punti verso il repertorio annuale che non è mai stato in partita, spara una tripla e non va, rimbalzo ancora una volta il numero 20 che ha clamorosamente già una doppia doppia, ci scommetto i capelli rossi ragazzi, clamoroso, qua ancora 9 contro 14, vede il cambio ma preferisce andare da Sergio Rupil nazionale, la palla ritorna a Mario Caresta che attacca il numero 9, tirerà side step, tripla per Mario che non va, rimbalzone di annuale che viene raddoppiato, qua vediamo la palla in qualche modo arriva Peluso, qua contropiede, vantaggio numerico per la formazione biancorossa, all'hoop e annuale che va su e segna altri due punti nel repertorio. Bisogna giocare con la testa, non dobbiamo con la testa. Sergio Rupil gioca con tutto, tutto tranne che la testa. Vola così in paradiso l'angelo di Baia Blanca. Mamma mia, questo ragazzo, questo uomo, questo pensionato, quanto cavolo è forte ragazzi, il pensionato di Baia Blanca, 59 anni e due passaporti rubati ragazzi. Qua Oluic però sfortunatamente ancora una volta gioco a due tra Leo Clark e Oluic, ci punisce clamorosamente. La partita è in bilico totale, Mario Caresta imposta l'azione, dice Matteo vammi a comprare il pan di stelle, mentre Sergio Rupil, tu che hai la palla in mano, vattene a fa. Ma Sergio, da classico argentino qual è, non capisce l'italiano, quindi la palla la passa a Gioele Figueras che commette infrazioni di passi perché il numero 9 di Tizio è stato bravissimo a togliergli la sedia, ha fatto come quando ti alzi con i bambini di due anni, no? Che se ti alzi perdi la sedia, ma se vai a Firenze te la riprendi, com'era ragazzi, non me lo ricordo già più. Qua end one di Oluic contro Simone di Diomede, Sergio Rupil lasciato solissimo, il tagliano è blocco, non lo puoi lasciare libero l'argentino da Baia Blanca, perché sì, fammela vedere questa cazzo di sorrisino Sergio Rupil, non lo puoi lasciare solo perché lui
un cazzo di fenomeno, il pensionato più forte del mondo. Mario Caressa la passa a Terzilaccio, extra pass in angolo per Simone Di Diomede. Simone vede il cambio di Tizio contro il numero 4 Terzilaccio malefico. L'attacca Esi. Oddio! Oddio, col breaker! Oddio! 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 Terzilaccio malefico, oddio! 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 E oltretutto, ragazzi, mi sono pure scavigliato un'altra volta, quindi no comment, ormai la mia caviglia è la stessa di prima, ero sotto Tordo, non capivo niente. Più 9 per i termolesi, che altro che nel mar, sono nel mar Tirreno, sì, nel mar Tirreno, buongiorno, nell'Adriatico. I termolesi stanno navigando nell'Oceano Pacifico, stanno cercando di andare a scoprire l'America come fece Cristoforo Colombo. Qua, oh, Amerigo Vespucci! Joel Figueras e che Amerigo Vespucci spara una tripla e si manda tutti in vacanza alle Bahamas. Grazie Joel, paghi tu la vacanza, all love. Più 12 per l'Air Basket Termoli, che sta scappando, sta cercando la fuga clamorosa. Nei momenti di difficoltà, palla a Januale che la passa a Peluso. Peluso attacca ancora una volta, passaggio sotto Olwich che sbaglia un layup già fatto e calma la predica il rosso malefico. Dice sì, hold on, ma Sergio Lupi non ci sta e commette fallo di sfondamento su Peluso Nazionale, che ha preso buona posizione evidentemente. 59-47, Cleo Clark palleggia il resto tiro da manuale, veramente un libretto di istruzione andrebbe studiato questo ragazzo. Sergio Lupi il controllo di Tizio sballa, le ha già fatto, rimbalzo della formazione ospite, extra di casa, extra casa, non so come dirlo. Peluso attacca Joel Figueras, fallo fischiato e Vasto sta cercando di rientrare, ci sta riuscendo, stiamo commettendo troppi errori. 59-51, da più 12 a più 8 a un attimo, ragazzi, hanno recuperato 4 punti in un amen. Mario Caressa ancora una volta, passaggio a Terzilaccio malefico, Januale in ritardo, Terzillo spara la bomba! Però lui già l'altro lato sbaglia. Allora rimbalzo di Mario Caressa che predica calma, anzi no, la passa a Terzilaccio che attacca di fondo, è ingasato, infomentato nero, fallo subito da Di Tizio. Il Terzilaccio si alza con anime, ma va a tirare in lunetta. Ragazzi, se già lo sapete che dalla lunetta sono automatic, non sbaglio ormai un tiro libero dal 1967, quando Amerigo Vespucci scrisse a Beatrice di Dante. Tiro sbagliato, ma rimbalzone di Olwich Nazionale che passa la palla al taglio, bellissimo taglio di Tizio, il numero 9, che va a depositare 2 punti dentro il forziere. Qua skip pass, Antonio Canistro che attacca il fondo, fallo del numero 9. Oh! Quasi un uomo per il 7 Canistro, direttamente da Foggia. Lui sì che può, ma qua si addormenta tutta Termoli, si addormenta l'Adriatico, si addormentano tutti e va a depositare 2 punti dentro il canestrino. Qua Leo Clark impazzisce perché Sergio Lupi gli fa lo sgambetto, non fischiano tecnico, secondo me qua ci stava, onesto, angola vai. Qua fallo di sfondamento non fischiato, o love, scrivetemi nei commenti se era sfondamento oppure no, ma sta di fatto che Terzilaccio malefico perde palla clamorosamente, ma Sergio Rupil rimedia tutti gli errori del rosso, passa la palla a Claudio Suriano mentre Di Tizio è per terra, giocata poco antisportiva, va a segnare 2 punti. Qua tuffo clamoroso di Terzillo che sembra la Pellegrini mentre va a fare il bagno. Ormai la Pellegrini non va più, però sapete com'è la Pellegrini, mi sta scorgiando il cervello, ciao. Ok, calmi, qua ci stiamo giocando il campionato, quindi è meglio fare una telecronaca seria. Anzi, ragazzi, scrivetemi veramente qua sotto nei commenti se preferite una telecronaca seria, un mix, oppure una telecronaca matta come ho fatto questa partita. Perché, regà, cioè, onesto, non so quale mi piace di più, già dipende da come mi sento. Qua Peluso tira per aria, Terzillo la toglie! Lo scoiattolo, il canarino, anzi no, come cavolo si chiama Colucci, quel cazzo di animale che salta sempre, il pipirbu, non me lo ricordo, il pinguino è qua. Claudio Suriano tira una preghiera per aria e non va il canestro, però viene fischiato fallo, quindi Vallonetta con due tiri liberi supplementari, più 12 per la formazione di casa. Ma Leo Clark non ci sta, esce dai blocchi, Terzillo in ritardo, spara una tripla con dedica alla curva sud di Termoli. E qua Terzilaccio chiama il blocco di Claudio Suriano, attacca il fondo, attacca il drop fatto malissimo di Olwich, ma sbaglia un layup già fatto, il rosso malefico si mette le mani nei capelli ora mentre faccio delle cronaca, perché come cavolo ho fatto, sbaglia quel tiro, è una roba folle. Clark prende velocità, scarico nell'angolo da Ermascoli, fortunatamente tira un airball clamoroso, ma la palla arriva in qualche modo al numero 77 Annuale che subisce palo dal rosso malefico. Più 8 per l'Airbasket e palla in mano ai Vastesi. Qui Annuale chiama l'uscita ancora per Leo Clark. Oh, Mario Caressa, ottava palla recuperata della sua partita. Spara una tripla senza senso in transizione che non va in out. Rimbalzo di Diomede, fallo antisportivo di Annuale.
fallo antisportivo di Anuari. Non so se era il suo intento fare questo fallo qua, ma da fuori sembra veramente antisportivo. Quindi qui non lo so ragazzi, scrivetelo sotto i commenti. Dovete lasciare 77 commenti questo video qua. Mario Carezza sbaglia una preghiera, un tiro da metà campo, e qua Leo Clark ne approfitta perché tutta la difesa del Molisana si è addormentata e porta Iter Molisana sul 72-65. Leo Clark ancora con il pressing asfissiante, stoppata clamorosa di Anuari, qui bisogna dirlo. L'arbitro fischia il palla contesa, palla alla difesa, come al campetto ragazzi. Qua Tersillo ferma di tutto Leo Clark, l'italoamericano infoiato per andare in contropiede. Il numero 28 attacca canistro, Diomede aiuta dove non deve aiutare, e subiamo la tripla di Olwich, la prima tripla della partita. Non ce la meritavamo, abbiamo sbagliato ragazzi solo su errori, mentre Terzilaccio spara senza senso da 8 metri, ancora lui, 72-68, partita in bilico totale. Qua ragazzi vi ricordo che se Vasto vince vola direttamente in Serie B interregionale, piccherò tra Olwich e il numero 28 che si tramuta in extra pass per Ianuale, marcato da Terzillo, chiama il cambio in ritardo di Sergio Lupille. Meno male che Ianuale ci grazia qui sul 72-68. Sarebbe stata tragica la situazione sul più uno. E qua pocket pass per il taglio, il roll dell'arrosticino con due gambe. Attenzione ancora lui, Simone Di Diomede, 74-68 più 6. Qua Mascolo attacca, Antonio Canizzo si mala, sfondamento! 74-68, giocata di palle, giocata clamorosa di Antonio Canistro, ma Mario Caresta dalla difesa all'attacco, il Pozzo Luiano, colui che viene dal Vesuvio, forgiato con la lava direttamente dall'Avante Cristo, ha visto tutto. Terzilaccio attacca il centro, fa una cazzo di mossa che non manco visto io, non mi ricordo che cazzo è successo qui ragazzi, sono 20 giorni, avrò perso il controllo di tutto il mio corpo come succede sempre. 77-71, qua Sergio Rupil ancora chiama il blocco, palla però Antonio Canistro che attacca nel difeso, attacca Olwic, fa una magia, Kyrie Irving bianco, ricordiamo dal replay perché questa roba è folle, Kyrie Irving bianco direttamente da Foggia, perché buono Antonio Canistro al posto di andare a rubare le macchine come i suoi compaesani è andato in palestra a allenarsi. Ragazzi ovviamente scherzo, non prendetela seriamente queste cose. Terzillo 79-73 con 2 minuti e 43 cronometro, cambio, accettato la difesa, ancora in clinic di Terzillo sull'uno contro uno, questa partita! Si gira e non esulta, rivediamo dal replay center, Twin fa un magico lavoro di piedi e il tiro è ancora più bello. Quando la dire ragazzi che faccio delle belle azioni, non mi caccate le palle, butto giù adesso Pitardi con la mia onnipotenza di 85 kg all'Arnold Schwarzenegger. Qua Olwich si mangia un canestro già fatto, rimbalzone di Terzillo che vola in doppia 20-10 in questo esatto momento. 14 Mario Caresta imposta l'azione, c'è bisogno di calma, 2 minuti e 13 secondi sul cronometro, più 8 per la formazione di casa. Un spin move, attacca il centro, palla Antonio Canizzo, extra pass nell'angolo per la vittoria. Terzillo sbaglia, ma in qualche modo Nata De Sosa la tocca, Terzillo si vola, immola per la patria, viene fischiato fallo su di lui di Mascolo se non sbaglio. Questa è stata la giocata di Nata De Sosa, palla recuperata del brasiliano, questa è tutta tua fratello. Basto ha bisogno di una risposta, e se e chi da chi se non da Leo Clark al numero 22 che tira, Terzilaccio malefico lo tocca da dietro e andrà in lunetta con due tiri liberi, ovviamente 2 su 2, 81-75. Sergio Rupi l'attacca, ma cosa ha fatto il mago di Bahia Blanca, il prestigiatore argentino, e poi gasa un po' in mille persone che c'erano al palo a Sabetta. Mamma mia che giocata, qua la partita era finita, Clark butta per aria una preghiera che non va, la palla è di Termoli e qui Termoli vede in parità la serie, lo posso dire, praticamente la partita è vinta, un minuto alla fine, 83-75. Terzillaccio con molta calma decide di isolarsi ancora una volta nel tentativo di aumentare il vantaggio. Terzillo contro Mascolo, qua vediamo ancora una volta l'ubriaca con tutte le finte, mi spacca un ginocchio come vedete dalla gamba, tiro per aria, un tiro che non va, e il numero 28 prende palla, Sergio Lupi la recupera, passaggio dietro la schiena, Terzillaccio malefico, il rosso hondurassiano che va e su con la mano sinistra e gasa il pubblico perché la serie è sull'1-1, 85-75, più 10 per
fermare per l'Airbasket Termoli, che è riuscita nell'impresa, è riuscita dopo 3 anni a portare a casa una vittoria contro il Vasto Basket, contro la formazione dell'Abruzzo. Tutti in piedi per i ragazzi di coach Marinelli, che con una prestazione difensiva da paura, posso dirlo finalmente, anche se la difesa si è vista poco, portano a casa la prima partita vinta della stagione contro Vasto. E adesso l'importante è festeggiare, ma ricordarsi che abbiamo una gara 3 da giocare. Top scorer della partita Terzillo con 22 punti, mentre Sergio Lupi con 20. E vi sparo la bomba così: se arriviamo a 15.000 like entro lunedì sera, anzi martedì mattina, vi faccio uscire gara 3 mercoledì. L'ho detto! Chi è il tuo MVP? Allora, il mio MVP è stato il numero 4 Mario, che è stato molto bravo e con molto carattere ha portato avanti la squadra. Cosa pensi che la squadra che ha perso avrebbe dovuto fare meglio? La squadra che ha perso è una grande squadra, e noi comunque al di là del risultato andiamo a giocare a Vasto lo stesso. Se dovessi dare un messaggio alla tua squadra, quale sarebbe? Allora, un messaggio alla squadra che devono stare uniti, non disunirsi e stare combatti fino alla fine.